È Castellamonte, il distaccamento dei Vigili del Fuoco Volontari, a chiudere i festeggiamenti per Santa Barbara. Sì, anche quest'anno, come tutti gli anni, siamo qui a festeggiare la nostra patrona, Santa Barbara. Purtroppo sarà un festeggiamento un po' sottotono, visto gli ultimi avvenimenti e perché sono mancati i nostri colleghi di Ale Quarniento, Antonino, Matteo e Marco. Però sarà un'occasione per ricordarli per l'ennesima volta. È stato un anno molto laborioso, ma direi positivo. Si sta per concludersi, siamo circa a 200 interventi di soccorso. Dovremo a breve poter entrare nella nuova sede di servizio, che è quasi al termine. Si sta per concludere l'iter burocratico che fa sì che ci possa venire assegnata. Quest'anno è stato un anno positivo per quanto riguarda il personale. Abbiamo acquisito due nuovi capi squadra che hanno superato l'esame dopo il corso di formazione, che sono Andrea Arena e Stefano Angro. Presto dovremmo poter avere due nuovi vigili che stanno frequentando il corso di formazione, quindi si uniranno alla nostra grande famiglia, che è quella del distaccamento di Castellamonte. E un'altra novità, che è cambiato il capo di distaccamento. Sì, da quest'anno sono io il nuovo capo di distaccamento, succedo a Alberto Varello, che ha fatto nel suo quinquennio un ottimo lavoro e tra virgolette adesso mi sono preso gli onori e gli oneri di portare avanti quello che è stato il suo lavoro in passato e di tutti gli altri colleghi che ci hanno preceduti. Prosegue imperterrita l'attività dell'associazione? Sì, anche quest'anno ci siamo ritrovati qui con i volontari di Castellamonte, di Rivarolo, di Quarnè e con i colleghi permanenti di Ivrea e di Torino. E anche con l'associazione che si sta comunque battendo per avere finalmente operativa al più presto la nuova caserma. Ringraziamo comunque tutti quante le ditte che ci hanno aiutato, i privati, i cittadini. Ci tengo a ringraziare anche l'amministrazione comunale, il sindaco Pasquale Mazza, il vice sindaco Teodoro Medaglia e ci tengo a ringraziare anche l'amministrazione comunale precedente del sindaco Mascheroni e del vice sindaco Maddio, perché loro hanno iniziato l'iter di questa caserma e finalmente, se tutto va bene, nei primi mesi del 2020 vedrà la luce questa nuova caserma. E di questi ne andiamo molto orgogliosi noi di Castellamonte e anche tutta la cittadinanza.